Ma bentornati su WhatsApp Economy e sulla seconda puntata della questione meridionale, che si occuperà del periodo tra il 1861 e il 1945. E se non vi ricordate la puntata precedente, eccovi un breve riassunto. Insomma, sappiamo come è andata a finire. C'è stato un vincitore e un vinto nel film, ma nell'Italia del 1861? Beh, purtroppo no. In economia, infatti, molte volte l'unione non fa la forza, soprattutto se questa unione non è supportata da una classe borghese o dovuta a un'accumulazione di ricchezza privata, entrambi elementi che fecero scattare la prima rivoluzione industriale in Inghilterra 100 anni prima, ma che nel contesto italiano totalmente assenti. L'unificazione era semplicemente imposta dall'alto e chi era convinto a quel tempo che bastava questo elemento per risolvere i problemi sia del Regno delle Due Sicilie che del Regno di Sardegna, beh, si dovette ricredere subito dopo. Infatti ci siamo lasciati con due stati completamente diversi che puntavano a direzione opposte. Infatti al nord c'era una bozza di tessuto produttivo industriale, mentre al sud si era rimasti fermi all'agricoltura. Ma perché questo è un problema? Alla fine zappare la terra, respirare aria pulita, mantenere i sani valori contadini, cioè alla fine non è una brutta vita, no? Beh, purtroppo no. E questo è spiegabile con il concetto di valore aggiunto. Se riusciamo a capire questa cosa, capiamo tutto del video, eh? Mi raccomando, quindi concentrati. Con l'avvento del capitalismo, ogni persona deve commerciare beni o servizi con altre persone per sopravvivere. Per farlo deve quindi aprirsi un'attività, che comporta comprare materiali, personale e altre robe. In sostanza, deve sostenere dei costi per svolgere il suo lavoro. Ma deve anche viverci con il suo lavoro, quindi dovrà avere dei ricavi, che normalmente sono maggiori dei costi. E allora cosa c'è tra costi e ricavi? Beh, il valore aggiunto. Questa simpatica animazione, se vista a livello nazionale, può essere considerato il PIL di una nazione. Quindi più valore aggiunto uguale a più PIL, quindi più ricchezza. Niente di più facile. Adesso ci rimane da rispondere ad un'ultima domanda, e cioè: il valore aggiunto è uguale a prescindere dall'attività che io svolgo? La risposta è no, purtroppo. Il valore aggiunto dipende da azienda a azienda e da settore a settore. Poca tecnologia, poca innovazione, prodotti facilmente copiabili fanno alzare i costi diminuendo il valore aggiunto, mentre persone specializzate, tecniche produttive innovative e prodotti complessi alzano i ricavi e aumentano il valore aggiunto. Quindi tra industria e agricoltura chi ha il valore aggiunto più alto? Beh, ormai lo dovreste aver capito, però vediamo un po' di dati giusto per sicurezza. Questo è il valore aggiunto tra i diversi settori tra il 1990 e il 2017. Purtroppo non abbiamo dati posteriori al 1990, ma sappiamo che le persone sono spinte a cercare guadagni sempre maggiori, quindi investono naturalmente nei settori con più alto valore aggiunto. E infatti questa tesi è confermata dai dati. Dal 1861 al 2010 i lavoratori si sono spostati in massa dall'agricoltura all'industria e ai servizi, settori dove appunto il valore aggiunto è più alto. Quindi il sud, sia durante il regno dei Borboni ma anche dopo l'unità, si specializzò in un settore a basso valore aggiunto e quindi a bassa ricchezza, ma in più piove sul bagnato. Infatti il settore agricolo si può dividere in due tipi di produzione: la produzione agricola estensiva e la produzione agricola intensiva, e la prima ha un valore aggiunto inferiore rispetto alla seconda. Indovinate qual era il metodo di produzione più diffuso nel mezzogiorno all'unità? Beh, sì, purtroppo l'estensiva. La specializzazione nell'agricoltura, e non solo, anche la scelta del metodo produttivo meno efficiente, non è un caso, bensì è dovuta ai latifondisti, che, vivendo di rendita delle proprie terre, non erano spinti né a cambiare produzione verso una produzione industriale, ma neanche ad innovare e a migliorare il settore agricolo. E attenzione che queste sono solo le condizioni di partenza, quindi niente scuse sul il settentrione ci ha rubato le industrie o settentrione sfruttatore, eccetera, eccetera, non hanno alcun senso. Tutte queste conseguenze nefaste sono dovute a una amministrazione pubblica e a una borghesia privata ferma al 1700 e non propensa all'innovazione. Quindi sono tutte cause interne al meridione. Ma proseguiamo il nostro cammino lungo la storia, anche se, ve lo dico, sarà un bagno di sangue. Dopo l'unità si susseguono 6 periodi storici: governi di destra storica, governi di sinistra storica, età giolittiana, prima guerra mondiale, fascismo e seconda guerra mondiale. Ma andiamo per ordine: fino alla fine del 1800 non succede nulla di particolare, e questo lo si può vedere anche dalla crescita del PIL e dei divari regionali, tutto molto stazionario. Ma qualche fatto citiamolo perché non ci fa male. L'unificazione prosegue imponendo la lira su tutta la penisola e anche accentrando fortemente i poteri amministrativi, lasciando poca autonomia alle amministrazioni locali.
Un altro elemento che ci dice come questa unificazione fu imposta dall'alto, cercando di aumentare il mercato su tutta la penisola, si decise di togliere tutti i dazi e appartenenti prima al regno delle due Sicilie. Questo fu un elemento che fece implodere le poche imprese, soprattutto all'interno della Campania. Forse è da qui che nasce il mito per cui il settentrione ha rubato le imprese dal meridione. Non ne sono sicuro, è una mia ipotesi, però questo evento lo vorrei analizzare in maniera differente. E cioè, forse è vero che magari lo Stato ha preso una decisione troppo netta nel togliere tutti i dazi tutti in una volta, e quindi un po' di responsabilità ce l'ha sicuramente. Però perché non sottolineare anche un tessuto imprenditoriale molto fragile che senza i dazi non riesce a sopravvivere all'interno di un mercato? Quindi diciamo che le colpe sono un po' bilanciate. Furono costruite molte infrastrutture pubbliche sia al nord che al sud, ma queste venivano finanziate tramite delle tasse, soprattutto indirette, cioè che colpivano maggiormente i poveri. E poi arriva la sinistra storica che dà una svolta, aumenta la spesa pubblica in deficit e interviene maggiormente nell'economia. E qui si vedono i primi intrallazzi tra pubblico e privato che tuttora ci portiamo sul groppone come un aspetto negativo dell'economia italiana. Grazie a questi interventi un miglioramento nell'economia italiana ci fu, anche se nulla di eccezionale. E per quanto riguarda la questione meridionale, oltre a concedere nuova autonomia alle amministrazioni locali, non ci fu nulla di più. Occhio però nella lettura di questo grafico: se i punti salgono o scendono non vuol dire che il PIL diminuisce, ma che si sta allontanando dalla media nazionale, che è posta pari a 100. Quindi in questo periodo il sud si sta arricchendo, ma molto meno rispetto al nord. Una cosa interessante in realtà in questi anni accade, cioè nel 1888, anno in cui venne reso obbligatorio il vaccino per il vaiolo. E indovinate chi rimase indietro? Ecco, gli amministratori locali e gli addetti sanitari si accorsero che, dopo il vaccino, alcuni pazienti morivano comunque. Così nacquero gli antivaccinisti, che permisero alla malattia di sopravvivere più del dovuto, soprattutto nel meridione. Ovviamente il vaccino sui grandi numeri funzionava e come, però ormai sappiamo come funzionano le persone, sono spaventate dall'ignoto e si difendono come possono. Per fortuna però, nell'era dell'informazione, oggi di questi problemi non ne abbiamo. Vero? E se vi dicessi che la globalizzazione che noi tutti conosciamo, cioè quella che parte dal 1980, non fu la prima nel mondo? Ebbene sì, perché grazie alla seconda rivoluzione industriale ci fu una vera prima globalizzazione che va a cavallo tra il 1800 e il 1900. E come epoca forse è conosciuta meglio come Belle Époque. Ah, la Belle Époque. La Torre Eiffel, la Ville Lumière, la Baguette. Ville Lumière. Ville Lumière. La globalizzazione aiutò l'Italia a crescere, vennero importati nuovi capitali e nuova tecnologia dall'estero. Insieme all'intervento pubblico ancora più massiccio e all'introduzione di dazi nei settori strategici, fecero finalmente scattare il progresso economico italiano, che in Inghilterra 130 anni prima arrivò dal settore privato. Lo Stato italiano intervenne in diversi modi tra le varie regioni. In Lombardia la crescita fu più capitalista in senso stretto, con una classe dirigente attiva e poco intervento statale. In Liguria fu tutto l'opposto, grande intervento statale ma poca flora imprenditoriale. In Piemonte ci fu una crescita minima. E così si formò il famoso triangolo industriale del nord. Nel sud ci fu un primo piano industriale nel 1904, soprattutto in Campania, che però poi si voleva espandere su tutto il meridione. Peccato però che questa iniziativa trovò forti resistenze locali, che erano profondamente legate all'agricoltura e al latifondismo, e quindi del progresso interessava veramente poco. Quindi alla fine ci fu nulla di fatto. Prima di catapultarci verso il fascismo, vediamo un po' lo stato dell'arte dell'istruzione in età liberale. Questo aspetto è importante perché persone non istruite non riescono ad adottare nuove tecnologie, che, come abbiamo visto, aumentano il valore aggiunto di uno Stato, quindi il PIL. Andiamo a vedere due grafici, perché a noi grafici piacciono. Tasso di alfabetizzazione e tasso di iscrizione scolastica dal 1871 al 1911. La convergenza sembra minima. Spostiamo i grafici dal 1871 al 1951 e vediamo cosa succede. Dal 1911 in poi il tasso di convergenza sembra molto superiore rispetto agli anni precedenti. Ma perché succede ciò? Questa differenza è dovuta ad una legge del 1911, in particolare alla legge Daneo-Credaro. Praticamente ci fu uno spostamento delle competenze sull'istruzione dalle amministrazioni locali allo Stato centrale. Da questo sollevamento degli incarichi la popolazione del meridione ne beneficiò ampiamente. Ma perché il sud non investiva abbastanza in istruzione? Era forse perché lo Stato non dava pochi soldi? O forse perché il settentrione si mangiava i soldi del meridione? Beh, nulla di tutto ciò. Ritorniamo sempre al solito motivo. Latifondisti e amministrazioni locali erano refrattari al progresso. Infatti ai padroni del sud interessava la terra e la sua coltivazione, e che gli agricoltori fossero istruiti o meno interessava il giusto. Anzi, se fossero stati istruiti ci sarebbero state molte più probabilità che gli agricoltori se ne andavano dalle terre per andare verso occupazioni più redditizie. E quindi l'istruzione diventava uno svantaggio per le rendite dei latifondisti. Però fino al 1911, quando il dovere di istruzione passò dalle amministrazioni locali allo Stato, Stato che a
quel punto non aveva alcun interesse di difendere le posizioni dei latifondisti e quindi ricominciarono a investire nell'istruzione e, come vediamo dai grafici, l'intera popolazione del sud ne beneficiò con un'elevata convergenza. Anche se sappiamo che il tasso di analfabetismo e il tasso di iscrizione scolastica non sono tutto per vedere se una persona è sufficientemente istruita o meno, ma bisogna vedere anche la qualità dell'istruzione, qualità che al sud è sempre stata inferiore rispetto al nord, purtroppo. Da questi e altri esempi che non vi cito per il vostro bene, l'impressione è che il sud si comporti come un bambino. Mamma settentrione gli dà il giochino, ma subito dopo è costretta a toglierlo per il suo stesso bene. Nonostante l'Italia abbia avuto un buon progresso economico durante tutta l'età giolittiana, comunque la ricchezza italiana rimane relativamente più bassa rispetto a tutte le altre nazioni europee. Quindi non solo c'è una questione meridionale nazionale, ma c'è anche una questione meridionale internazionale tra Italia e Europa. E così entriamo nella prima guerra mondiale. Per entrare in guerra però c'è bisogno di una riconversione dell'industria civile in bellica. Così si indirizzarono nuovi finanziamenti verso il triangolo industriale del nord. Finisce la Grande Guerra e c'è una nuova riconversione delle industrie belliche in civili, quindi altri finanziamenti tutti rivolti verso il triangolo industriale di nuovo del nord. Insomma, ridendo e sterminando, arriviamo al fascismo. Che se ne dica, anche i regimi più totalitari hanno bisogno di consenso e il regime fascista va a trovarlo negli industriali al nord e nei latifondisti al sud. Ai primi blocca la concorrenza esterna preservando le loro rendite, ostacolando quel minimo di progresso tecnologico che si era affacciato in Italia da 30 anni a quella parte. Mentre per i latifondisti preparò la prima battaglia del regime, e cioè la battaglia del grano nel 1925. Con battaglia del grano potremmo pensare che Mussolini si sia finalmente deciso a dare battaglia ai latifondisti, che fino a quel momento avevano posto un grande freno al progresso tecnologico, soprattutto in meridione. Beh, purtroppo non è così. Infatti la battaglia del grano incentivava la produzione di grano, appunto, all'interno della penisola italiana e soprattutto nel meridione. Peccato però che il grano è una forma di produzione agricola estensiva che, come sappiamo, è a basso valore aggiunto, mentre il settore agricolo del nord si specializzò su agricolture intensive, quindi con un più alto valore aggiunto. E già qui vediamo che ci sono i primi problemi. Il popolo italiano avrà quindi il pane che fargli la sua vita, ma se anche gli fosse mancato non si sarebbe mai impiegato a sollecitare un aiuto qualsiasi alle cosiddette grandi demoplutocrazie. Ci stiamo cacando sotto! Nonostante il popolo invisibilio, dopo il discorso di Mussolini, quell'atto condannò una volta per tutte il meridione a uno stato di regressione fino alla fine della seconda guerra mondiale. E già che ci siamo, sfatiamo un altro mito per quanto riguarda la bonifica dei territori, soprattutto al sud. L'intervento purtroppo non è che ebbe così tanti benefici all'interno dell'economia italiana. Nel frattempo le infrastrutture e le imprese finanziate dallo Stato si concentrano soprattutto al nord, in particolar modo nel triangolo industriale Torino, Milano, Genova. In più, idee di autarchia vanno sempre più piede all'interno del regime. Quindi con il fascismo pian piano la penisola si spacca. Al nord imprese di grande produzione e soprattutto con alto valore aggiunto, mentre il sud doveva fornire il pane, come ha detto lui stesso, per tutta la nazione. Le cose si aggravano sempre più passa il tempo, fino ad arrivare alla guerra d'Etiopia nel 35-36, dove c'è un completo isolamento a livello internazionale e quindi la tanto auspicata economia autarchica avviene. Mentre il sud, e in particolare l'agricoltura, viveva di esportazioni e quindi aver chiuso tutti i canali verso l'estero improverì ancora di più il settore agricolo. In più le forti politiche per l'aumento delle nascite promosse da Mussolini aumentarono le bocche da sfamare e quindi aumentarono anche la povertà all'interno delle regioni del sud. Nel 36 la composizione economica dell'Italia era la seguente. Erano al nord il 66,6% delle industrie alimentari, il 91,5% delle industrie metallurgiche, il 92,7% delle meccaniche, l'85,9% delle chimiche, il 90,1% delle tessili. Ma com'era possibile tutto ciò? Un uomo così intelligente come Mussolini non si stava accorgendo che stava facendo dei veri e propri disastri nel meridione? Beh, dobbiamo vedere due elementi per inquadrare meglio la situazione. La cosiddetta questione meridionale entra come termine all'interno dell'enciclopedia Treccani nel 1935, quindi diciamo con un leggero ritardo. Beh, Mussolini ebbe subito da ridire per quanto riguarda la questione meridionale. Quindi possiamo vedere il totale distaccamento di Mussolini dalla realtà e possiamo vedere anche due altri clip che ce lo confermano. Oggi la questione meridionale non è più all'ordine del giorno. Tutta la Puglia. E oggi, in un periodo di profondo rinnovamento, questo rinnovamento
sarà aiutato da Roma. I vecchi governi avevano inventato, allo scopo di non risolverla mai, la cosiddetta questione meridionale. Non esistono questioni settentrionali o meridionali, esistono questioni nazionali, poiché la nazione è una famiglia, e in questa famiglia non ci devono essere figli privilegiati e figli derelitti. Ed è così che si entrò nella seconda guerra mondiale, di nuovo aumentando i finanziamenti per le industrie del settentrione, proprio per la riconversione di queste industrie da civili in belliche, quindi di nuovo isolando totalmente la questione meridionale. Però la situazione internazionale dal 14 non cambia, infatti nel 39 l'Italia era ancora una delle economie più arretrate a livello europeo e anche mondiale. E così entriamo in guerra, la perdiamo, e dal 45 l'Italia esce praticamente in ginocchio. Ed è proprio grazie a queste politiche fasciste che nel 1951 si crea il picco più alto tra il nord e il sud a livello economico, dal 1861 ad oggi. Ultima nota per quanto riguarda la criminalità organizzata. Infatti in tutta l'età liberale si istituzionalizza, anche se dobbiamo dire che durante il fascismo ebbe tempi duri, anche se Mussolini non riuscì ad abbattere completamente tutte queste organizzazioni. E niente, io avrei anche finito qui, ci vediamo al prossimo episodio della questione meridionale, spero che tutto questo sia stato interessante, a me un sacco di tristezza, però non so voi. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao. Thank you.